La vita sulla Terra ha avuto origine grazie al Sole e sarà a causa del Sole che scomparirà. Stella, non mi piace! Cosa? Essere alla mercé degli altri! Lei che pensa di questa storia della fine del mondo? Si salverà solo chi avrà compreso. Compreso cosa? Nessuno me l'ha saputo spiegare. Stella, prima hai detto questo nome mentre dormivi. Ci siamo innamorati subito. È annegata. Lo sa che in una vita precedente io ero una specie di guru? Me l'ha detto la mia medium, che ovviamente è indiana. No, è di Cuneo, veramente. Giulia! Oh, niente, Marco, me devi andare! Tradirmi con la tua segretaria. Non era la mia segretaria, era la segretaria di tutta la redazione. Ma che differenza fa? Che se la sono fatta tutti, va bene, non sono stato l'unico. In testa. Ah, niente, i colpi di sole. Su. Ti droghi? Eh? Ho chiesto se ti droghi, me lo puoi dire, ai miei tempi lo facevo anch'io. E che ti sparavi? Eh? Di che ti facevi? Ah, niente, hashish, marijuana, anfetamina. Poi io ero solo una ragazza, ero incosciente. E che anni erano? Gli anni 60, 70, i primi 80. Perché sono stata mandata via? La vera ragione! La vera ragione, ma di che parli, Marika? Il fatto che io fossi sposato e tutti conoscono mia moglie, quando hanno saputo, hanno chiesto la tua testa. Ci sono dei legami che non si spezzano. Cambia. Amo ancora mia moglie. L'ho scoperto quando l'ho persa. Vado dall'analista. Dall'analista? Tu dai i miei soldi a un analista? Ora dimmi perché piangi. Perché io continuo a sentirti lontano da me, papà. Mia figlia si è rovinata con le sue mani. Sono incinta, richiamami. Ti ho richiamato. Sì, dopo una settimana. Ero nel deserto del Kazakistan, dai. È normale per una mamma sedurre gli amici adolescenti dei figli? Ma non era un adolescente, era più grande di tua sorella di parecchi anni. Erano sempre la metà dei tuoi. So di aver fatto delle cose terribili e di non avere giustificazione, ma non è neanche questo quello che voglio dire. Io non ti ho mai amato, Antonio, mai. Che vedevo quanto tu ti tormentassi, quanto soffrissi, e io non provavo niente. Siamo mai stati una famigliola felice, anzi, non siamo mai stati neppure una famiglia. Dovremmo chiedere perdono ai nostri figli, almeno per questo forse siamo ancora in tempo. Questo è l'inizio della fine del mondo, mamma. Magari, io non ne posso più.